Questa carrellata di considerazioni riguarderà prevalentemente le zanzare, quindi praticamente in questo caso i protagonisti quasi totali della trasmissione di questo virus, ma come, abbiamo, come sapete e come vedremo, totali nel caso di altri virus. Questa slide è stata proiettata tante volte, ma credo che sia veramente importante rivederla. Questa è la rete di collegamenti per terra, per mare e per aria sul nostro pianeta, responsabile del trasporto di cose, persone e organismi viventi, piante e animali, batteri, organismi non desiderati, non è desiderato il trasporto ma che avviene comunque. Questo rimescolamento di specie sul pianeta genera degli scenari praticamente imprevedibili. Qualcuno ha parlato di una nuova Pangea, cioè dell'annullamento delle barriere geografiche che fino a poco tempo fa rendevano isolati alcuni organismi rispetto alla totalità del pianeta. E le specie invasive sono in generale quelle specie che una volta trasportate da qualcosa, da qualcuno, in un ambiente del tutto diverso dal proprio, lo colonizzano rapidamente, velocemente, si radicano rapidamente nel nuovo, si riproducono e finiscono con interagire con le specie locali che trovano. Questo avviene anche per le zanzare cosiddette invasive, aliene, alloctone, come volete. Sono zanzare, nel nostro caso, trasportate passivamente dal trasporto di oggetti e persone, e hanno delle caratteristiche in comune raccolte, che sono raccolte in particolar modo nel genere Eris. Si tratta di specie che in natura vivono in foresta, in ambiente di foresta, colonizzano piccole, piccolissime raccolte d'acqua sulle piante, nelle rocce e via dicendo, producono uova resistenti all'essiccamento e o al freddo, secondo l'area geografica da cui provengono, e questo le rende in grado di sopportare lunghi viaggi, le uova, cioè gli stadi dei crescenti. Hanno abitudini generaliste nella scelta dell'ospite, possono adattarsi a pungere le femmine su una un'ampia gamma di organismi e presentano in questa grande adattabilità anche in alcuni casi una spiccata antropofilia, cioè la tendenza a pungere l'uomo. E poi si adattano, nella maggior parte dei casi, anche ai climi temperati. Spesso si importano e accidentalmente vettori, patogeni, virus, come abbiamo visto. In alcuni casi si importano dei vettori che poi risultano essere competenti non soltanto per i virus che provengono dalle stesse aree di endemia, ma anche competenti, parzialmente competenti per virus che arrivano naturalmente dalle nostre parti. È il caso di Aedes albopictus, che come vedremo è, come sapete, è vettore di dengue, febbre gialla, zika, cicogunia, e anche una certa competenza vettoriale del virus West Nile, di cui invece è vettore principale la nostra autoctona Bullet Pigeons. In Europa abbiamo già un gruppo di specie del genere Aedes, o comunque molto simile alla zanzara tigre, che sono più o meno radicate sul territorio europeo. La zanzara tigre rossa è quella più diffusa, come sapete, ma si sono affacciate negli ultimi anni anche Aedes coreus in verde, di cui abbiamo in sala proprio coloro che l'hanno trovata fisicamente per la prima volta, Aedes japonicus, Aedes aegypti per il momento, come è stato detto, non è presente in modo massivo in Europa, ma comunque sia in Portogallo, sul territorio di Madeira è presente, e c'è una popolazione parzialmente stabile anche in Olanda. Hanno fatto poi l'ingresso anche alcune specie che non sono riuscite a radicarsi sul territorio, o per motivi ambientali o per pronto intervento umano nel controllo di queste piccole popolazioni. Sono Aedes atropalpus, che è comparsa in Italia nel 90 ed è stata rapidamente eradicata, o comunque non è riuscita a stabilizzarsi, e Aedes triseriatus, che è comparsa una volta in Francia con un'importazione di copertoni usati. In questi casi queste specie hanno avuto un passaggio in Europa, però sono importanti perché sono stati episodi importanti in quanto dimostrano come alcune specie possono entrare, non essere scoperte, non essere osservate, e magari possono avere il tempo di generare invece coloni stabili e infestazioni locali. In Italia questa attualmente è la situazione delle zanzare invasive, cioè abbiamo la zanzara tigre e recentemente nel nord, dal nord-est al nord-ovest, l'espansione dell'Aedes coreus e l'appena rilevato ingresso di Aedes japonicus nella scorsa estate. La storia della zanzara tigre, che conosciamo tutti a memoria, è comunque importante perché questo tipo di diffusione passiva attraverso questo tipo di oggetti è una strategia inconsapevole, se volete,
sorprende, ma molto efficace di diffusione delle uova, non solo della zanzara tigre, ma di tutte le specie che abbiamo visto fino adesso. Nello stesso modo, questa e le altre specie si sono diffuse da un ambiente di foresta e si sono adattate a colonizzare ambienti piccole raccolte d'acqua, tanto artificiali, quanto in alcuni casi, rari ma comunque esistenti, si sono riadattate a colonizzare ambienti naturali anche in ambiente urbano. Questo è il tronco di un albero con acqua in un parco urbano in uno, con le latte, in senso di dire. Infatti l'elevata densità di popolazione che Exa Lubicus, la zanzara tigre, ha dimostrato e ci dimostra, ha messo in luce anche delle caratteristiche comportamentali nuove rispetto alla letteratura. Per esempio l'attività trofica ininterrotta, cioè l'attitudine a pungere per tutto l'anno, variabile in base al clima locale. L'attitudine a pungere a due ore anche all'interno delle abitazioni, non soltanto all'esterno. E poi la resistenza alle basse temperature, cosa che rende alcune popolazioni di questa specie adatte anche a colonizzare regioni settentrionali e a spostarsi verso altitudini in attese, tanto che è stata trovata tra i 600 e gli 800 metri sul livello del mare. Inoltre l'insediamento di questa specie in questi anni ha determinato livelli di densità di zanzare in ambiente urbano intorno a noi di giorno e che un tempo erano rari. In generale si tratta di una specie competente per circa 22 arboricus, alcuni dei quali già circolanti nel Mediterraneo, uno dei quali l'ha già trasmesso attivamente, come sappiamo tutti. Per la West Nile è competente, è soltanto competente, ma può quindi prendere parte a una circolazione locale del virus, e per Zika sappiamo che è un vettore secondario. A Ravenna nel 2007 abbiamo visto cosa è successo: la zanzara tigre da insetto fastidioso è diventato insetto vettore, veramente efficacemente vettore di un virus. La storia è stata ampiamente descritta da chi l'ha vissuta, però fu importante in quel caso, come vedremo, l'esame porta a porta delle abitazioni, la rimozione porta a porta dei focolai larvali interni e esterni delle abitazioni e la disinfestazione porta a porta, e ha drasticamente abbattuto il numero di la densità di vettori circolanti. Nel dettaglio, le altre specie che sono entrate in Europa hanno le seguenti caratteristiche: l'Escorecus, entrata nel Bellunese nel 2011, si sta lentamente ma in modo determinato espandendo verso le regioni di nord-ovest, ha una serie di caratteristiche simili a quelle della zanzara tigre, ha le uova che vanno di pausa invernale, ha un aspetto simile a quello della zanzara tigre, ci si può confondere, mostra una maggiore tolleranza rispetto al freddo e quindi compare in modo precoce rispetto alla zanzara tigre nell'anno, già verso febbraio. È una specie vettore di Javanese encephalitis e poi può avere un ruolo vettore, ma da valutare anche per la West Nile e per lo virus. Questa è la distribuzione di questo insetto, che come vedete è molto simile a quello della zanzara tigre. Si sta rapidamente diffondendo dalle regioni orientali italiane, del nord-est italiano, fino alla Lombardia, al confine con la Svizzera, dove è stata recentemente introdotta accidentalmente. In Europa vediamo come la sua presenza è limitata al Belgio, al nord Italia, recente introduzione in Svizzera e nell'est Europa, nei Balcani. Edesia monicus è un'altra specie che da alcuni anni è presente in Europa e che recentemente, nel 2015, è stata ritrovata dai colleghi di Interesse delle Venezie in Veneto, proprio perché è già presente in Austria e già presente anche in Francia, in Germania e anche se in Belgio. Ricordo che Edesia monicus è un virus, è un vettore di encefalite giapponese e per gli altri virus non si hanno ancora dati certi, ma dimostra una certa competenza anche per dengue e chikungunya. Edesia aegypti è una specie di cui si è parlato, il vettore principale di dengue, febbre gialla, zika e chikungunya. Molto simile alla zanzara tigre, è presente nelle aree tropicali e equatoriali. Si differenzia, per nostra fortuna, per ora, dalla zanzara tigre per il fatto di non essere in grado di deporre uova resistenti a freddo. Quindi, nelle aree temperate, a volte fa una comparsa estiva per poi scomparire. Le recenti introduzioni in Europa sono le seguenti: comparsa in Portogallo nel 2004, in Olanda nel 2010, intorno a un deposito di copertoni usati insieme del Sarcopictus. In Russia nel 2015, recentemente, e secondo recentissime informazioni anche in Georgia e in Turchia.
il fatto che non riesca a deporre uova resistenti all'inverno da un lato tranquillizza, dall'altro sappiamo bene come anche nei nostri paesi, anche in stagioni fredde, ci possono essere situazioni localmente a temperature temperate, in città, in ambiente urbano, quindi comunque c'è qualcosa a cui stare attenti. In Italia in realtà questo insetto c'è stato, era presente fino alla fine dello scorso secolo, nel 1944 è stato avvistato per l'ultima volta, poi c'è stata una segnalazione non confermata nel 71 ad Esenzano del Garda. Ma è importante ricordare che a Livorno nel 1804 ci fu un'epidemia di febbre gialla da maggio a ottobre, quindi ha confermato il fatto che questo animale non riesce spesso a superare la stagione invernale, quindi può dare luogo, quando è presente, a epidemie stagionali. Il controllo delle zanzare, anche alla luce di tutte queste novità, non presenta in sé delle particolari novità. Si tratta sempre di una concomitanza di operazioni da mettere in atto contemporaneamente e che parte da un sopralluogo, un monitoraggio dell'area considerata, la riduzione dei focolai larvali, quindi un ripristino ambientale di base che non consenta alla specie di deporre le uova, di proliferare, solo nel caso in cui ci fosse una certa densità di vettori, lotta all'erbicida, lotta biologica e chimica con mezzi chimico-fisici come la riduzione dell'acqua, semplicemente, e lotta all'erbicida quando necessario con insetticidi e tutti i metodi alternativi che siano però di provata efficacia, cioè che possano combattere realmente sul campo il vettore. Il monitoraggio e l'attività di campo e di laboratorio sono parti essenziali di tutta questa attività, di cui vedete qui soltanto delle immagini che riportano trappole, raccolta di larve, semplici dispositivi di monitoraggio delle trappole che conoscete tutti, e poi l'osservazione microscopica. I metodi di controllo si possono dividere in controlli di routine e in caso di epidemia. Il controllo di routine prevede la riduzione della densità fino a livelli di buona sopportabilità, cioè le zanzare non devono dare fastidio perché anche quello è un'alterazione dello stato di salute delle persone. Il monitoraggio della specie va condotto sempre e soprattutto in modo capillare dove non esistono dati disponibili per focalizzare gli interventi di controllo. Bisogna intervenire in base ai dati di monitoraggio, cioè ai dati che raccolgo sul campo e non a calendario semplicemente perché arriva l'estate. I trattamenti erbicidi devono essere condotti il più precocemente possibile e sulla base di ispezioni periodiche dei bombini stradali, che spesso sono l'unico focolaio disponibile abbondante su suolo pubblico per questo tipo di zanzare. Gli interventi ad urticidi abbattenti vanno riservati alle situazioni più gravi, proprio perché sono quelli meno efficaci rispetto a una lotta integrata di questo tipo. Invece per i casi importati bisogna intervenire con interventi ad urticidi abbattenti focalizzati esattamente intorno al sito dove si sa che c'è una persona con una malattia in atto, per esempio, e per un raggio variabile in base alla tipologia abitativa, può essere rurale, cittadina, urbana o mista. Invece in caso di epidemia la situazione è diversa. In caso di epidemia bisogna abbattere la densità del vettore al massimo e con ogni mezzo. Quindi bisogna isolare il focolaio epidemico, fare un'accurata ispezione porta a porta per eliminazione di tutti i focolai larvari. Quelli che non possono essere eliminati vanno trattati con la certezza che le larve muoiono immediatamente. I trattamenti ad urticidi vanno condotti almeno per i primi 2 giorni con pietroli abbattenti, cioè che uccidano immediatamente le zanzare. Va poi condotto un trattamento della vegetazione bassa da 0,4 metri e delle pareti con una miscela mista tra insetticidi abbattenti e residuale che garantisca anche nei giorni successivi a quello dell'applicazione un potere insetticida. E poi l'uso di larvicidi biologici oggi disponibili insieme ai regolatori della crescita, che sono insetticidi che garantiscono la morte delle larve, il non sfarfallamento degli adulti dallo stadio larvale. Poi nel caso, secondo il caso in questione, si potrebbe prendere anche l'ipotesi in considerazione di una deroga all'uso di larvicidi tradizionali che consentano un abbattimento larvale immediato. E in ogni caso va poi effettuato un'interruzione del contatto con un vettore, sia con repellenti sia con metodi meccanici con le zanzariere. Tutte queste considerazioni verranno riportate, sono già riportate in un sito che è in costruzione, sulla sorveglianza della covirosi, dove ci sarà proprio una sezione dedicata ai vettori a loro controllo. In conclusione, le 3 specie di zanzare invasive ad oggi presenti in Italia sono Albopictus, Aescorellus e Aescorellus. Aedes aegypti non risulta ancora presente, ma abbiamo visto di che insetto si tratta la sua competenza, e quello che va fatto in caso di un evento epidemico è quello di abbattere radicalmente la densità di vettore intorno al caso per abbassare il più possibile il rischio di infezione.
Ad oggi è disponibile comunque sul sito dell'istituto una linea guida pubblicata nel 2009 su tutto quello che abbiamo avuto. Grazie.